C'è ancora tanto da fare contro la violenza, perché la violenza non è quella che si vede solamente, ma è quella che ci lascia i segni tutti i giorni nell'anima, e la violenza anche spesso della società, senza voler essere estremista, ma la violenza di quando ti fanno le battute sessiste se non ridi sei una bacchettona, la violenza di quando ti pagano meno perché sei una donna, la violenza di quando si aspettano da te che tu stia a casa coi figli invece di lavorare o scegliere della tua libertà. Io ho lasciato questo percorso nel momento in cui bisognava sensibilizzare su questi temi gli operatori delle istituzioni, no? La polizia, gli ospedali. Mi rendo conto che a oggi questo ancora non avviene, forse tanti progetti sono andati così nel dimenticatoio, e invece è un tema fortissimo questo, non solo per i femminicidi ma per tutta la situazione che nel silenzio vivono le donne. È un problema solo di violenza o anche di discriminazione? Le due cose non sono in contraddizione, quello che riguarda la donna riguarda anche l'uomo e ciò che le relazioni tra i generi comportano a vari livelli. La discriminazione è una forma di violenza, naturalmente, e il sessismo è dappertutto, è la forma più radicale di violenza che ci pervade. Ed è molto bello che abbiano risposto donne di tutte le età, è una cosa sorprendente e commovente, dà un segno di grande vitalità di cui questo paese ha bisogno. I dati lo confermano, e il fatto che una donna su tre è vittima di violenza, che sia di tipo psicologico, emotivo o di tipo fisico, sessuale, è un grosso segnale, soprattutto in famiglia o comunque nelle cerchie ristrette di conoscenza, quindi è molto grave. Con una piazza piena di donne, la metropolitana piena di ragazze, italiane, straniere, musulmane con i loro figli maschi per mano. Allora io dico, attenzione, le donne ci sono e hanno il cervello sgombro da tutte le cretinate che vengono dette in questi anni. È una manifestazione fondamentale, le donne, le femministe si riprendono la piazza, si riprendono la politica per dire no alla violenza maschile contro le donne. In un paese in cui i casi di femminicidio sono drammaticamente numerosi, in un'Europa in cui un terzo delle donne ha subito violenza fisica o psicologica, credo che questa manifestazione abbia un valore politico immenso. Il senso di questa giornata è far vedere che con i tempi che cambiano ci sono molte più persone che vengono anche a manifestare a Roma per opporsi alla violenza maschile sulle donne, far vedere che è un'onda che sta crescendo perché c'è sempre più bisogno. E è sempre più il momento. Si dice è stata uccisa una donna per amore, invece non è così. Però non esiste già quel reato, si chiama omicidio, perché chiamarlo femminicidio? Perché è di genere, perché nella maggior parte dei casi viene fatto perché è donna, io ti lascio e quindi ho il diritto di ammazzarti, e questo non può essere, ed è un omicidio di genere. Ma la crisi sicuramente ha aggravato alcuni fenomeni, perché l'esasperazione e la paura di non arrivare a fine mese sicuramente dà più problemi nelle famiglie. Secondo me, più che essere tornati indietro, forse c'è più consapevolezza dell'esistenza del fenomeno, per cui ci si rende conto di più che certe cose sono un'ingiustizia verso le donne e così verso la società. Io penso che le donne stiano facendo sempre di più, finalmente anche gli uomini fanno e fanno molto, e questo è un bene. Io sono contenta che ci siano gli uomini oggi molto. Il lavoro, per esempio, a parità di mansioni le donne guadagnano di meno, fanno meno carriera, hanno meno possibilità. La disoccupazione colpisce più le donne, il modello italiano della disoccupazione è punitivo per le donne. Nascere donne, essere donne, giovani e magari nelle regioni meridionali è una tripla punizione in Italia. Siamo qui oggi per sottolineare che nonostante i proclami, le leggi e l'ordinamento che prevede nel nostro paese parità di genere, la cultura italiana è ancora profondamente maschilista, c'è ancora molta strada da fare. In particolare noi portiamo anche in questa piazza le ragioni della campagna Guardiane della Terra, sottolineando come la salute femminile, riproduttiva e anche infantile vada tutelata da effetti come quelli della contaminazione ambientale. C'è ancora molto da fare nel nostro paese
diverse e che dobbiamo essere unite per pretendere che al di là delle dichiarazioni formali pieni diritti, piena dignità e uguaglianza di genere siano garantiti nella prassi nel nostro paese. Sono in piazza perché voglio un'Italia in cui non mi sento circondata da potenziali nemici e voglio un'Italia in cui so che la mia vita non vale meno di quella di nessun altro solo perché sono nata donna. Siamo qui oggi come Libera Rete e Libera TV a sostenere questa manifestazione contro la violenza maschile sulle donne. Siamo in piazza con tutte le donne del mondo, perché anche noi comunque ci occupiamo di informazione libera, siamo comunicatori e sosteniamo sempre le battaglie civili di tutti i cittadini del mondo. Per questo seguiteci su Libera TV sempre.